buonasera, benvenuti, specialmente ai ragazzi che sono lì in fondo, che sono quelli che io sono più contenta di vedere, perché devo raccontare come sono arrivata al mio argomento di ricerca, che è l'intelligenza artificiale, e credo che questo possa interessare voi più che altri. Se ci pensiamo, l'umanità da un sacco di tempo sogna di riprodurre un essere intelligente, perché quelli sono i droidi di Star Wars, ma anche Frankenstein era un tentativo, diciamo, mediante la biologia di riprodurre un essere umano artificiale. Però in effetti l'intelligenza artificiale è cominciata molto prima di me, da quando Aristotele ha codificato quelle che lui riteneva essere le leggi che governano il pensiero razionale umano, e da quando nel 1200 Raimondo Lullo ha detto: va bene, ma se noi abbiamo queste leggi, facciamole eseguire da una macchina, perché dobbiamo eseguirle noi. E in realtà ci sono state molte proposte di costruire una tale macchina, tutte senza successo, perché queste macchine facevano poche cose, sempre le stesse, finché... e non si vede la foto, io qua la vedo e voi... ah, eccola. Finché Ada Byron, Lady Loveless, ispirandosi ai telai programmabili, capì che queste macchine avrebbero dovuto essere programmabili. Inventò il primo linguaggio di programmazione al mondo e scrisse il primo programma che rimase su carta perché i computer non c'erano. Per i computer dobbiamo aspettare Alan Turing, e poi dobbiamo aspettare Alan Turing che codificò matematicamente cosa un computer dovesse essere, e ed inoltre diede un grosso contributo all'intelligenza artificiale col famoso test di Turing, che se volete dopo vi spiego cos'è. E von Neumann costruì effettivamente un computer molto grosso, ma uguale a quelli di adesso, uguale a questo dentro sostanzialmente. Il termine intelligenza artificiale è venuto fuori nel 1956 durante un workshop, è stato coniato da John McCarthy, lì su e nel suo 80° compleanno, al quale io ho avuto l'onore di essere invitata, questa foto l'ho fatta io, e solo dopo arrivo io. E fin da piccola io ho deciso di diventare una scienziata, molto incoraggiata da tutti, nel senso che genitori, zii, amici, parenti e semplici conoscenti dicevano che non c'erano scienziate donne, fare la scienziata era una cosa assolutamente non femminile, e chi m'avrebbe sposata con tutta st'intelligenza? Io non mi smuovevo, anzi dicevo meglio, non c'è mai stata nessuna scienziata, ottima occasione per essere la prima, ma invece di scienziata ce ne sono state tante, cioè a partire da Ipazia ce ne sono state tantissime, un po' neglette ma tante. Peraltro io sono stata profondamente, a scuola mi hanno fatto studiare, anzi veramente l'avevo già letta io, ma lasciamo perdere la Divina Commedia, e sono stata molto toccata dal canto di Ulisse, che in nome della sapienza convince i suoi uomini ad andare verso la morte, anche se la mia metafora di esplorazione è il bosco, tant'è vero che non a caso qui all'Aquila, casa mia è al limitare del bosco che io amo tanto, per me è proprio la metafora del posto dove vai per cercare e sperabilmente per trovare. E naturalmente io non scelgo mai il sentiero che scelgono tutti gli altri, infatti l'intelligenza artificiale, già l'informatica, ma l'intelligenza artificiale quando ho cominciato io era una cosa sconosciuta, misteriosa, anche un po' da pazzi. Io per decenni, anche nell'ambiente di lavoro, da molti sono stata considerata una pazzoide che faceva cose che non avrebbero mai interessato a nessuno, perché tanto il ministero ti dà lo stipendio lo stesso. Però qualcuno mi ha incoraggiato, questo è Elio Lanzarone, che era professore associato all'Università di Milano. Io l'ho conosciuto mentre lavoravo in azienda, perché ai miei tempi non c'era dottorato, non c'era niente. Lui mi ha convinto, proprio mi ha convinto ad andare all'università con una borsa, così, precariato puro, perché ha rafforzato la mia convinzione che la scienza era il mio futuro. E mi ha insegnato a lavorare, ma non mi ha insegnato le cose tecniche, perché l'intelligenza artificiale era nuova anche per lui.
In modo socratico abbiamo parlato, parlato, discusso e discusso. Siccome lui è morto da tanto, io spero di poterle riprendere un giorno queste discussioni. Voi ricordate la fine del Maestro e Margherita di Nabokov, quando Dio perdona Ponzio Pilato e gli concede di poter discutere per tutta l'eternità col filosofo errante, cioè Gesù. E la cosa bella sarebbe stata che non erano mai d'accordo su niente, quindi io spero di poter fare questo. Perché ho scritto da Aristotele alle stelle? Perché le applicazioni dell'intelligenza artificiale adesso sono molteplici. I sistemi intelligenti, diciamo, fanno da tutor ai bambini, possono contribuire a fare da caregiver agli anziani. Questa è una sala operatoria e sotto il telo c'è il paziente, per cui guidano le macchine chirurgiche, guidano le automobili, gli aerei, purtroppo le armi autonome che nessuno dovrebbe costruire ma che vengono invece costruite tutti i giorni, anche usate, e le astronavi. L'astronave, questa qui, è quella di Odissea nello spazio, dove il computer al 9000, se ricordate, impazziva. No? E gli uomini, gli astronauti erano in ibernazione, lui li uccide uno per uno tranne il nostro eroe. In effetti io sono andata a un seminario di medicina spaziale dove ho appreso che in effetti al momento attuale noi non possiamo andare neanche su Marte perché il nostro organismo non ce la fa, cioè il cuore non regge, prendiamo il cancro sulla strada e tutto. Quindi per il momento su Marte devono andarci le macchine, poi magari un giorno quando ci sarà l'ibernazione. Però bisognerebbe evitare che al 9000 impazzisca, e infatti fra le cose che faccio io, essenzialmente ragionamento e apprendimento automatico, c'è anche l'etica dell'intelligenza artificiale, l'affidabilità e verificabilità dei sistemi intelligenti. Tutto quello che faccio io è basato sulla logica computazionale. Perché la logica? Proprio perché le cose che i sistemi intelligenti devono essere controllabili, cioè deve essere possibile dimostrare matematicamente che faranno quello che devono fare, ma soprattutto che non faranno mai quello che non devono fare, perché questo è anche più importante. Poi l'etica dell'intelligenza artificiale, perché noi cosa stiamo costruendo? I robot buoni, i robot cattivi o semplicemente macchine che presto saranno super intelligenti e non ci capiranno? Che voi ricordate la favola della lampada di Aladino, no? Hai il genio di fronte e non riesci mai a fargli la domanda giusta. Immaginate se voi a una super intelligenza chiedeste di trovare il più in fretta possibile una cura contro il cancro, dimenticando di dirgli che non si può danneggiare la vita di nessuno nel fare gli esperimenti, no? Come quindi l'etica dell'intelligenza artificiale e i modi per assicurarsi che le macchine siano etiche sono uno dei miei principali argomenti di studio, della pazzerella che io sono, però anche lì quando tutti mi prendevano per matta mi è venuto in soccorso Dante che mi ha mandato Virgilio a intimarmi: non ti curar di lor, ma guarda e passa. E questi sono le persone con cui lavoro all'Aquila o non all'Aquila, cioè prima erano all'Aquila, poi si sono trasferiti, due ragazze giovani, una dottoranda e una postdoc, perché cerco di non far estinguere le professoresse di informatica, in quanto abbiamo pochissime studentesse, quindi presto purtroppo si estingueranno, ma i riconoscimenti io ne ho avuti, anzi per la verità ultimamente mi stanno piovendo addosso, nel senso che sono presidente di quello, membro dell'altro, eccetera, eccetera, però non è questo che importa, questa è una cosa anche un po' dovuta all'età, no? Alla fine lavori e i riconoscimenti arrivano. Alla fine mi sono anche sposata, sono sposata da quasi 40 anni felicemente, abbiamo due figli che io e mio marito abbiamo cresciuto da soli, senza nonni né altri parenti, e sono andati all'asilo nido. Voi avreste dovuto sentire tutti parenti, amici e semplici conoscenti. Madre snaturata, nazista, cioè mi hanno detto proprio nazista. Chissà i figli quanto saranno infelici e come verranno male nella vita. Comunque, mio figlio è quel ragazzo al centro con gli occhiali che è medico specializzando a Bologna. Mia figlia è dottoranda in chimica qua da noi ed è la ragazza in prima fila che trovate al pop-up.
agli altri, sono i miei futuri nuora e genero, e devo dire che non sembrano tanto infelici e addirittura sono ancora contenti di andare in vacanza con la vecchia mamma brontolona. Grazie a tutti. Grazie, buonasera a tutti, sono Franco Marinangeli, Istituto di Anestesia e Rianimazione dell'Università Dipartimento MESVA. E noi abbiamo rappresentato all'esterno, negli stand, due aree che riguardano una sala operatoria e un'area di maxi emergenza. E ci occupiamo di tanti, abbiamo tanti filoni di ricerca, ovviamente avendo l'anestesiologia, la terapia intensiva, la terapia del dolore e le cure palliative. Però quest'anno abbiamo voluto rappresentare un nuovo filone che è quello dell'emergenza e della maxi emergenza, cosa che ci è stata richiesta nella misura in cui ci occupiamo oggettivamente dell'emergenza intraospedaliera, anche di quella extraospedaliera e personalmente anche della maxi emergenza regionale. Qual è la sfida che oggi abbiamo? Quella di assicurare all'utenza dei soccorsi che siano ottimali in tutti gli ambienti. L'Abruzzo, purtroppo, come vedremo, è una regione che è stata oggetto di maxi emergenze importanti e in ambienti che sono ambienti difficili. La sfida che oggi abbiamo come sanità è quella di gestire patologie tempo dipendenti in ambiente ostile, casi complessi, sempre più complessi perché la popolazione è sempre più avanzata nell'età e quindi abbiamo sempre più a che fare con pazienti con polipatologie, non con una sola patologia, e poi problematiche di maxi emergenza che sono ormai all'ordine del giorno. Quando parliamo di emergenze e maxi emergenze, poi dopo i 2 anni di Covid abbiamo imparato che si può trattare anche di maxi emergenze intraospedaliere. L'esperienza degli ultimi 3 anni ci ha fatto capire come i nostri stessi ospedali non erano all'altezza della situazione e quindi c'è bisogno di fare anche ricerca nel campo dell'organizzazione. La guerra in atto ha messo in evidenza altri aspetti, purtroppo importanti, che ci possono toccare direttamente, perché se è vero che oggi l'area di guerra è confinata, però noi abbiamo un'allerta importante, per esempio, sulla contaminazione nucleare e quindi sulla possibilità di esplosioni nucleari al confine di Stato. Questo è un dato oggettivo, quindi di questo dobbiamo occuparci e ce ne siamo occupati. Questa è un'immagine di 10 giorni fa delle Marche, le alluvioni sono ormai abbastanza frequenti e abbiamo avuto esperienze purtroppo che ci hanno toccato direttamente, perché questo appunto è la nostra esperienza di maxi emergenza più importante degli ultimi anni, che ci ha fatto capire quanto eravamo impreparati a gestirla. E questa è l'immagine che conoscete tutti. Spesso quando si parla di maxi emergenza si pensa, beh, se succede qualcosa andiamo in ospedale, questa era l'immagine del nostro ospedale, quindi bisogna sempre nella fase di mitigazione delle maxi emergenze pensare che anche ci sono punti sensibili che sono quelli a cui ci affidiamo per la protezione, che invece spesso sono i primi ad essere colpiti. L'ambiente ostile è il nostro ambiente, queste sono immagini dell'Aquila, queste immagini di Campo di Fossa, dove oggi c'è il monumento al terremoto, esattamente in quella piazza. E poi abbiamo avuto l'emergenza più importante in Europa con Rigopiano, è stata in realtà la seconda per numero di vittime, la valanga di Rigopiano, ed è stata una nostra maxi emergenza. E peraltro maxi emergenza in cui la difficoltà nel portare i soccorsi è stata estrema. E ancora emergenze come questa, che vi ricorderete sicuramente, quella dell'elicottero che è precipitato a Campo Felice, perché maxi emergenza non significa emergenza in cui sono coinvolti centinaia o migliaia di persone, ma semplicemente una situazione, un incidente in cui il numero delle vittime o dei pazienti che sono implicati è superiore alle possibilità immediate
di gestione da parte del sistema sanitario, e questo lo era. E ancora le valanghe, l'Abruzzo dopo le Alpi rappresenta la regione in cui si fanno più vittime, ci sono più vittime per le valanghe, e abbiamo lavorato anche su questo, abbiamo pubblicato anche sulla gestione del valangato, la gestione del paziente ipotermico, e su questo cominciamo a lavorare, continuiamo a lavorare ogni anno facendo un evento sul paziente travolto da valanga. Ma maxi emergenza è anche il grande evento, questo è stato il mese scorso, la programmazione di un grande evento prevede la programmazione anche del sistema di protezione e quindi del sistema di emergenza. Solo per il Santo Padre in ospedale, il giorno in cui era qui, avevamo predisposto l'incremento di 80 medici che erano pronti nel caso in cui fosse accaduto qualcosa al Santo Padre, con tutti i percorsi alternativi, diciamo, a quelli usuali dell'emergenza. Quindi preparazione alla maxi emergenza significa anche questo. Gli eventi estremi, i casi clinici complessi sono rari, e questo è un problema, perché noi non riusciamo a fare training. Come facciamo a imparare a gestire i casi complessi quando in realtà sono molto rari? E questo è il motivo per cui abbiamo evidentemente pensato a un'alternativa nella formazione. È necessario essere preparati ad affrontare due tipi di sfide: la preparazione tecnica, clinica, e abbiamo pochi casi, se pensate semplicemente all'arresto cardiaco pediatrico nel bambino, quanti ce ne sono? Per fortuna pochissimi. Come facciamo a insegnare ai nostri specializzandi a gestire quel caso? Dobbiamo trovare evidentemente possibilità alternative. E poi c'è bisogno di preparazione psicologica, perché spesso anche il medico più preparato di fronte a una situazione di maxi emergenza si blocca semplicemente, non riesce ad andare avanti. Ha problematiche che non è preparato ad affrontare quella situazione così seria. Per questo abbiamo attivato il progetto di simulazione Simulac, che è un progetto importante che abbiamo tra l'altro sviluppato nel corso della pandemia. Abbiamo costruito un centro di simulazione e un centro di studi per l'emergenza sanitaria, non ce ne sono in Italia, che lavora sulle criticità che vengono fuori appunto dalle maxi emergenze per valutarne i punti critici e quindi sviluppare diciamo così delle progettualità e dei percorsi per poter programmare la fase di mitigazione del rischio, la modalità di gestione delle maxi emergenze stesse. E lo stesso stiamo lavorando su un altro aspetto, appunto la capacità di reazione dell'essere umano e del medico di fronte alla situazione critica. Ci sono centri cerebrali preposti a questo, l'amigdala, che è quella che vedete, è la centralina dell'emergenza. Nel momento in cui c'è una situazione di emergenza si attiva quel centro rosso piccolissimo, che è quella che attiva il meccanismo di fuga ed è fondamentale nella gestione della situazione di emergenza. Così come quest'altro centro cerebrale che si trova nella corteccia cingolante anteriore è l'area del sesto senso, perché spesso il medico lavora, sembra banale, sembra assurdo, secondo quello che gli dice la testa in quel momento, nei pochi attimi che ha per reagire a una situazione di emergenza. E ancora la corteccia prefrontale, che è quella invece che è la parte razionale, quella che ti permette di strutturare una reazione. Nel nostro ambiente si dice non fare mai le cose d'istinto, aspetta sempre almeno 10 secondi, perché 10 secondi è il tempo necessario per cui il tuo cervello può elaborare una risposta razionale, altrimenti rischi di sbagliare. Noi in 10 secondi purtroppo possiamo sbagliare tanto e perdere una vita. Da qui nasce il centro di simulazione Simulac, che è un centro in cui c'è una sala operatoria simulata, in cui c'è, come vedete, tre aree: sala simulata nella parte centrale, una sala regia da un lato e una sala plenaria dall'altro. Si simula il caso clinico nella sala operatoria da una regia che gestisce il simulatore, e fuori nello stand lo potete vedere il simulatore. Dall'altra parte, in sala plenaria, gli studenti o anche i professionisti possono vedere quello che accade in diretta. E poi quello che accade si rivede dopo. Noi simuliamo tutti gli incidenti possibili, anche ovviamente più rari, quindi si impara sul simulatore a gestire la situazione critica. Nel momento in cui ti capita nella realtà sei in grado di gestirla, anche se non ti è mai capitata nella realtà precedentemente. Ecco, questa è la sala regia, da qui possiamo modificare completamente, continuamente i parametri vitali di quel paziente, di quel simulatore, di quel robot, e quindi simulare qualsiasi complicanza e vedere come il professionista reagisce a quella situazione, in maniera tale poi da
discutere insieme le eventuali criticità che si sono avute. E questo, è un sistema questo sistema di simulazione permette di fare training di altissimo profilo. E quello che faremo, che stiamo facendo, è applicare questo sistema anche al sistema di maxi emergenza regionale che dobbiamo rifondare, ristrutturare, ricostruire dopo le criticità che abbiamo avuto sia con il Covid che con il terremoto. E poi sempre nell'ambito di questo progetto importante, questa attività importante, abbiamo stipulato una convenzione, o meglio un accordo con Finmeccanica, con Leonardo, divisione elicotteri, perché riteniamo che lavorare con aziende di questo tipo significa riuscire a avere il massimo della tecnologia per un sistema di emergenza che possa realmente funzionare. Questo, diciamo, è un video semplicemente per far vedere oggi che cosa significa fare emergenza sul territorio, specialmente in una regione come la nostra. Visto è l'espressione del meglio che si può avere oggi nella sanità, del meglio che si può avere oggi nella sanità. E oggi la divisione elicotteri di Leonardo, come dicevo, ha stipulato un unico accordo con un'università italiana che è l'Università dell'Aquila. Con loro già abbiamo organizzato, definito uno stage nel mese di luglio con i nostri specializzandi. L'anno prossimo partirà all'Aquila il primo master di emergenza e maxi emergenza, non ve ne sono altri, non ve ne sono stati mai altri, e all'interno di quel master ci sarà tutto quello che avete visto, quindi il massimo che si può avere in termini di tecnologia nella formazione. E nell'ambito di questo progetto ovviamente c'è la ricerca nell'ambito delle emergenze e delle maxi emergenze. Grazie. Consegno il testimone. Adesso il prossimo sono Carla Tatone e Giovanna Di Vidi. Non ci sono? No, hanno dato buca. Io sono Oscar.
sono cinque le... E allora, Monica, tieni. Controllo se stavo nei... Vado, lanci. Ok. Basta, fammi vedere qua. Ok. Salve a tutti, grazie per essere intervenuti. Grazie a chi ha organizzato questo bellissimo simposio. Io entro un pochino nel particolare, nel senso che io da un po' di tempo ragiono su cos'è. Vorrei avere una macchina della verità. La vorrei tanto avere, è un desiderio che proprio mi attanaglia. Da quando ho cominciato a studiare anch'io, quello che mi frullava nella testa, io voglio imparare a leggere la mente dell'altro, voglio fare psicologia per capire cosa passa nella testa delle persone. Ma la cinematografia ci ha molto sollecitato su questo tema, il tema della comprensione del volto umano, della comprensione delle emozioni nel volto o di cosa pensa l'altro, è un tema molto, molto discusso e anche molto trattato. Ma non solo, la ricerca della verità riguarda anche, per esempio, l'affannosa, lo studio affannoso dei casi di cronaca irrisolti, se ricordiamo il caso di Emanuela Orlandi in cui la verità non si è mai saputa, o il caso di Marta Russo, il Moby Prince, o perché una mamma ammazza un bambino, il proprio bambino, cosa gli passa nella testa, o perché un operatore maltratta un bambino a cui la mamma appunto l'ha affidato in un asilo nido, o perché un operatore maltratta un anziano in una casa di riposo. Cosa passa nella testa di queste persone? Cosa succede? Io li posso identificare prima? E questo è successo. È impazzito? Scusami, è impazzito. Dove sta Riccardo? È impazzito, guarda. E niente, è andato. E che è successo? È impazzito. Chiudi e riapri, sì. E dicevo, però non lo sto toccando. Però. Se non posso andare a mano invece di portare. Perché questo credo che non funzioni. Guarda qui. Sì. Vai. No, ma non andava più, era proprio fermo. Infatti si era. Ok. Riproviamo, vado avanti io. Vado avanti. Ok, sto qua. Bene, ragionare su cos'è la verità implica ovviamente ragionare su cos'è la menzogna, che è il rovescio della medaglia, e quali sono gli indicatori comportamentali che noi dobbiamo studiare per capire chi davanti a noi ci dice una bugia, chi ci sta mentendo. Quante volte ve lo siete chiesto? Ma lui mi sta dicendo la verità, il mio amico, quello che mi sta vicino mi dice la verità o mi sta dicendo una bugia? Io me lo chiedo tutti i giorni, ragazzi, è un continuo, guardate, è una cosa allucinante. Però la psicologia della testimonianza, questa cosa, purtroppo la deve affrontare tutti i giorni, perché deve capire se il testimone, il giudice che ha di fronte, sta mentendo o dice la verità. Cosa vuol dire menzogna? La menzogna è il riferimento, diciamo, è il tentativo di indurre una rappresentazione alterata della realtà. Dobbiamo convincere una persona che una cosa è vera quando in realtà è falsa. E le menzogne sono di vario tipo. Abbiamo la menzogna, quella facile. Con chi sei stato ieri sera a cena? Con l'amante? Io dico di no, ovviamente. Doni una risposta inversa a quella vera. E poi, grazie anche a Stefania, vedi anch'io, faccio l'esempio di Ulisse, che cosa fa Ulisse? Ulisse prevede lo stato mentale di due categorie insieme. Cosa fa? Dice a Polifemo che si chiama Nessuno, sapendo che Polifemo è un po' fesso e ci crederà. Ma prevede anche lo stato mentale dei suoi compagni, che sanno che lui sta ingannando Polifemo e che quindi loro sanno che sta manipolando la mente di Polifemo. Fa un doppio passaggio. E siamo capaci noi tutti di fare questo doppio passaggio? Secondo voi ce l'abbiamo questa capacità noi? Vediamo. Noi siamo in grado di indurre una falsa credenza a un individuo? Siamo in grado di dare una narrazione falsa
al punto da modificare solo pochi elementi di questa narrazione in modo da lasciare il costrutto adeguato e togliere il pezzetto che invece vogliamo dissimulare. Allora, per capirlo dobbiamo scomporre la menzogna. Noi sappiamo che ne esistono tanti tipi di menzogna, c'è la supermenzogna, c'è la metamenzogna, sappiamo che siamo in grado di appunto operare una menzogna piccolina, semplice, oppure lo possiamo far credere il falso soltanto dicendo una piccola parte del vero. Possiamo stare zitti, mentendo sul silenzio, per esempio. Possiamo essere sfumati nella definizione che diamo delle cose, oppure possiamo trascurare o mettere degli elementi. Peggio ancora, possiamo utilizzare il nostro livello di fiducia, come fanno per esempio alcuni politici quando dicono una cosa ma in realtà ne vogliono intendere un'altra, o alcune appunto tipico proprio delle situazioni di potere. La menzogna, per esistere, prevede la manipolazione. La manipolazione e lo sviamento dello stato mentale di una persona. È una cosa molto difficile da fare. Vado avanti veloce su questo. Quindi, io per far credere a qualcuno che la cosa che gli sto dicendo è vera, devo manipolare il suo stato mentale. Come faccio? Lo so fare perché ho una competenza della mente umana, che si chiama teoria della mente, che ci permette di leggere lo stato mentale della persona che ci sta di fronte. Siamo tutti in grado di usarlo. Lo sanno usare anche le scimmie. Prima che Woodruff, lo hanno studiato in uno scimpanzé, nel 78, nello scimpanzé Sara. Sara è in grado di leggere la mente dell'altro. Lo scimpanzé sa leggere la mente degli individui con cui interagisce e noi riusciamo a leggere la mente anche di chi non ha espressioni emozionali. Riusciamo a immedesimarci in un altro anche senza condividere l'emozione. Quindi riusciamo a fare questa operazione. Lui pensa a qualcosa, lei pensa che lui pensa a qualcosa, lui pensa che lei pensa che lui pensa a qualcosa. Abbiamo tre livelli di complessità nel comprendere la mente dell'altro e siamo in grado di usarli. Siamo in grado di usarli sin da quando siamo piccolini. Questo è un compito molto famoso, è il compito del trasferimento inaspettato. È uno scenario che ci ha permesso di capire che, per esempio, bambini con autismo non sono in grado di leggere la mente dell'altro. Se io faccio vedere a un bambino con autismo questa scenetta in cui c'è la bambolina che nasconde la pallina, poi esce e la bambolina gli fa lo scherzo, sposta la pallina dal cesto alla scatola, allora se noi chiediamo al bambino con autismo che guarda: senti, ma quando Sally torna, dove andrà a cercare la sua pallina? Voi cosa rispondereste? Nel cesto, ed è giusto, corretto, bravi. Peccato che il bambino con autismo invece dice nella scatola. E perché secondo voi lo dice? Lo dice perché non legge la mente di Sally. Non legge lo stato mentale della bambolina che c'era e quindi non è in grado di operare il gioco di finzione. Non sa che il bambino con la banana fa finta di usare il telefono. Noi lo sappiamo perché siamo in grado di operare giochi di finzione. I bambini piccolini, sin da 2 anni e mezzo, 3, sono in grado di fingere, sono in grado di usare la menzogna. Fanno appunto, simulano di fare altre cose, ecco anche qua mio figlio che simula di fare qualcosa che non è. Allora, l'autismo ci ha permesso di comprendere molte cose sui compiti cognitivi e sulla comprensione dello stato mentale altrui, perché i ragazzi con autismo non possiedono questa competenza. L'abbiamo studiata moltissimo anche noi, l'abbiamo studiata tanto nelle psicopatologie gravi, perché purtroppo la capacità di leggere lo stato mentale è una condizione propria di tutte le condizioni psicopatologiche. E sappiamo che sulla capacità di attribuire stato mentale e di fare il gioco di finzione si poggia tutta una serie di capacità, interazione sociale, capacità sociali, relazioni sociali, tutto quello che noi facciamo nel mondo sociale e anche la capacità di interagire con l'altro dipende dallo sviluppo di quelle due funzioni. L'autismo ancora ci ha insegnato cosa vuol dire essere in grado di mentire quando io non ho delle competenze cognitive adeguate. Quando mento, per mentire devo avere una buona teoria della mente, delle buone capacità esecutive e una buona memoria. Questo lo sapevano anche le nonne, però.
I ragazzi con autismo non sono in grado di mentire, non sono in grado di generare, di utilizzare queste funzioni per costruire la menzogna. Non hanno buona memoria, non hanno una raffinatezza del linguaggio tale per manipolare la narrazione, non hanno un'attenzione adeguata per ricordarsi cosa avevano detto prima. E noi possiamo identificare un mentitore. Lo possiamo fare. Perché sappiate che quando voi guardate qualcuno che mente, non vi basta guardare se è diventato rosso, se risponde piano, no. Non ci serve a niente guardarlo. Ci sono altri indicatori, che adesso io vi svelo, così poi uscirete da qui e saprete identificare tutti i mentitori. Allora, il mentitore si contraddice. Ebbene sì, si contraddice tantissimo. Alcuni colleghi hanno studiato, dell'Università di Padova, hanno studiato la verbal lie detection, cioè la capacità di comprendere quando uno sta mentendo, guardando il numero di errori che fanno quando parlano e si contraddicono. Se io parlo e all'interno di una narrazione dico sempre il contrario di quello che ho detto prima, quasi certamente vi sto mentendo. Lo sapevate? No. Dovevate venire per ascoltarmi. Bravi. Poi, l'altra cosa fondamentale è il tempo di reazione. Se quando voi mi fate una domanda, io ci metto un po' a rispondere e in più faccio degli errori, è probabile che io stia mentendo. Anche perché il cervello umano è programmato per rispondere in maniera automatica. Se il mio cervello a una domanda impiega più tempo del dovuto a rispondere, magari utilizzando un compilatore, un computer, allora quasi certamente vuol dire che l'informazione io l'ho controllata, l'ho rielaborata e l'ho riemessa come volevo io. E quindi sto dissimulando. Però tutto questo ci ha portato ovviamente a calcolare degli indici, a costruire delle misure, perché sì, siamo psicologi, ma siamo anche psicometristi, cioè misuriamo i processi mentali. Li misuriamo e quindi cerchiamo di costruire uno schema, un sistema che ci permetta poi di riconoscere la menzogna anche in quei casi, come per esempio i casi di cronaca, dare possibilità per esempio a un giudice di capire meglio se il testimone sta mentendo. E noi lo abbiamo fatto su una popolazione particolare, lo abbiamo fatto su una popolazione di operatori della riabilitazione. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo calcolato questi indici, perché l'obiettivo era capire se, diciamo, prevenire quello che abbiamo visto succedere, per esempio, con gli anziani, chi maltratta l'anziano, oppure l'insegnante di asilo nido che non ce la fa stare col bambino e quindi in qualche modo a un certo punto non riesce a gestire l'angoscia di stare con i bambini. Cosa succede? Succede che io posso valutarlo. Posso valutarlo misurando questi processi, posso scomporre, misurare i processi mentali e lo posso fare con un compito computerizzato che mi restituirà dei valori. Allora, vedete, se noi andiamo a vedere chi si contraddice molto, vediamo che ha un numero di secondi maggiore nelle domande inaspettate e compierà molti più errori e si contraddirà molto sulle risposte inattese. Ad un semplice confronto di numeri, ma guardate che se io glielo vado a chiedere, cioè se io uso delle scale, scusa ma tu sei bravo sul lavoro, ti piace il lavoro che stai facendo, i punteggi dei due gruppi, vedete, non differiscono. Quindi la deduzione qual è? Che io di me non racconto quello che non voglio essere, ma dovrò essere così bravo io, operatore, a valutare le capacità dell'individuo che veramente mi sta dicendo che è idoneo, per esempio, per quel tipo di lavoro per cui lui diciamo, è stato selezionato. Non ci siamo accontentati ovviamente di usare un mero confronto statistico, ma abbiamo dato queste misure in pasto ad un algoritmo complesso che gli informatici conoscono bene, che appunto due algoritmi di machine learning, che ci hanno detto che sì, guardate, queste informazioni che voi avete utilizzato in effetti discriminano tra chi mente e chi non mente, e lo fanno in maniera così accurata che possiamo utilizzarli al punto da usare questi strumenti come se fossero una moderna macchina della verità. Benissimo.
sulla bugia ce l'abbiamo fatta. Diciamo che forse ci resta un po' ancora la calunnia da capire come funziona, però adesso sappiamo che è... Grazie per l'attenzione. No. Buonasera, buonasera a tutte e a tutti, grazie per la partecipazione. Io parlerò un attimino di questo argomento. Strano, no? Cosa ha a che fare il software con i grattacieli? Perché uso questa analogia? Perché il software, che è quello di cui ci occupiamo nel corso di laurea di informatica, è qualcosa di intangibile. Lo sentite dire? No, non si tocca, non si vede. E allora quello che noi informatici tendiamo a fare è fare dei paragoni e cercare in qualche modo di far capire come funziona il software utilizzando altri elementi come quello che utilizzeremo in questa presentazione. Io sono Henry Muccini, sono il presidente del corso di laurea di informatica, quindi rappresento qui i colleghi e le colleghe del corso di laurea di informatica e diciamo lavoriamo su tematiche di questo tipo. Se iniziamo a vedere da un punto di vista strutturale, quindi non intangibile come il software, noi abbiamo tanti elementi che sono complessi. Le piramidi credo sia uno degli esempi più palesi che abbiamo, non ancora riusciamo a capire come l'abbiano costruita. Io suggerisco a tutte voi, a tutti voi, diciamo chi non l'abbia già fatto, di farsi un bel viaggio a Torino a un certo punto, al Museo Egizio, il secondo più grande nel mondo, chiaramente non andiamo a toccare l'Egitto, insomma mi sembra anche lecito, no, che siamo il secondo, ma credo che capiremo un po' di cose, capiremo che ci sono molte cose che non sappiamo e soprattutto non capiamo la complessità, come abbiano potuto molto prima di noi costruire questi oggetti. Non dobbiamo andare però così indietro nel tempo, onestamente, ho fatto un po' una ricerca prima di arrivare ai grattacieli, quindi ho cercato di vedere anche altre strutture maestose che abbiamo costruito più recentemente e ho trovato, diciamo, con mia grande curiosità questa struttura con Via Dotto, costruito fondamentalmente unisce le due città di Danjiang e Kunshan, parliamo fondamentalmente di Shanghai e Nanjing, ed è un viadotto da 164.800 metri. Non è una virgola quella, è un punto. Non è una virgola. Mi ha fatto ridere un attimino, o pensare un attimino, quando noi non riusciamo a costruire un ponticello, però questo è un altro discorso che non vorrei affrontare. Però, diciamo, leggendo questi numeri e guardando la complessità di questa struttura, costruita in quattro anni, 10.000 operai, 8,5 miliardi di dollari e 9 chilometri di questo viadotto passa sull'acqua. Quindi immaginate che struttura, no? L'ultimo esempio, che è quello che invece voglio usare più vicino al titolo, è questo grattacielo, il Burj Khalifa di Dubai, che è ad oggi il grattacielo più alto che esista al mondo, con 829 e passa metri di altezza, 163 piani, e 12.000 persone sono state impiegate per costruirlo. Giusto per darvi un'idea parziale, giusto un pezzetto. Humans have always strived to build extraordinary projects. Thousands of years ago, it used to be incredible structures like the pyramids, and in the 21st century, it became super tall skyscrapers.
For a long time, the tallest building in the world was the Empire State Building, but many taller buildings came after that. And since 2010, the world's tallest building has been standing in the United Arab Emirates in Dubai. In this video, we're going to explore how they built the tallest building in the entire history of civilization, the Burj Khalifa. Did you know that the Burj Khalifa attracts over 1.8 million tourists every year? And that over 12,000 people worked on the construction site every single day? Before we continue, make sure to like this video and subscribe to Top Luxury. Let us know in the comments below if you have already visited the Burj Khalifa. With a height of 828 meters, the gigantic Burj Khalifa breaks so many world records that it's hard to keep track. Tallest freestanding structure, highest observation deck, and tallest service elevator are just a few of them. It also has the highest residential apartment on the planet. Questo per darvi un attimino un esempio di cosa stiamo parlando, di complessità. Voi magari sentite parlare di complessità a scuola in altri termini, no? A volte anche molto complicati da comprendere con formule matematiche, giusto? Questi sono esempi di complessità, come la vedo io. Ma perché noi riconosciamo che questi oggetti sono complessi? Perché abbiamo dei numeri, giusto? E possiamo fare una comparazione. Quindi qualcuno ci dice il ponte è lungo 5 km, 10 km, 100 km, noi nella nostra mente cosa facciamo? Proiettiamo un elemento di complessità. Quindi se qualcuno ci dice ho costruito un ponte di 500 metri, dice vabbè, sì, ponticello. Se uno inizia a dire ho costruito un ponte da 20 km, 50 km, senza andare all'estremo, diciamo, che abbiamo visto prima, iniziamo a pensare che quell'oggetto sia complesso. Quindi cosa facciamo noi fondamentalmente? Associamo degli elementi, degli attributi che ci permettono di capire se un elemento è complesso oppure no. Quindi cosa facciamo di fatto? Usiamo quelle che vengono chiamate le metriche per andare a analizzare quale possa essere il grado di complicazione e complessità di un oggetto. Qual è il punto? Che quando parliamo di edifici, di costruzioni, noi abbiamo un'esperienza chiaramente di millenni. Quindi quando uno ci pone un dato e ci dice questo edificio è alto 120 piani, piuttosto che ci hanno messo X anni o un tot di costo, la nostra mente inizia a dire ah, questo è complicato o questo è semplice. Qual è il punto che voglio portare qui all'attenzione nei prossimi pochi minuti a mia disposizione? E cosa possiamo dire relativamente al software? Torniamo dall'altra parte, no? Abbiamo visto una parte, un mondo che conosciamo un po' di più. Adesso andiamo nella parte del software. Cosa possiamo dire però sul software? Beh, noi ogni giorno utilizziamo applicazioni di svariata natura e lo sapete qual è la fregatura per noi progettisti di quei software? Che sembrano tutti molto semplici. Ma il fatto che sembrino tutti molto semplici è perché chi l'ha progettati è stato molto bravo a farli sembrare molto semplici. Va bene? E infatti se noi andiamo a considerare ad esempio le metriche del software, le metriche computazionali, come vengono chiamate, che sono strumenti che noi non conosciamo chiaramente, perché se si costruiscono edifici da migliaia e migliaia, decine di migliaia di anni, il software si produce da poche decine di anni fondamentalmente. Quello che però mi piaceva portare all'attenzione in qualche modo, che oggi chiamiamo le applicazioni che abbiamo a dispositivo app, una volta le chiamava almeno applicazioni, no? Suonava più lungo, no? Più complicato, un'applicazione, realizzo un'applicazione software, oggi la chiamiamo app. E questa terminologia va anche a sminuire in qualche modo quella che è la complessità. Vi porto questi esempi per il semplice motivo, non entrerò in dettagli perché poi si va in elementi tecnici, che gli applicativi, soprattutto quelli che ho mostrato precedente che utilizziamo tutti i giorni, hanno complessità che sono paragonabili a un grattacielo.
Quando sentiamo parlare che ditte grandi, che sia Instagram, che sia Meta, che sia TikTok, che sia quello che più vi pare, che ha migliaia e migliaia di sviluppatori, non so voi, ma io come informatico ogni tanto mi chiedo, ma tutta sta gente che sta a fa? Perché l'applicazione è più o meno sempre la stessa, dice cambia ogni tanto qualcosina, ma che stanno a fare tutte queste persone? E stanno facendo che, prendendone una come esempio, ma ripeto c'è un vasto insieme, ad esempio WhatsApp, quell'applicazione che usiamo tutti, ma ripeto, lo prendo come esempio di una famiglia di applicazioni, abbiamo qualcosa come 2 miliardi di utenti attivi, quel dato lì è del 2021, quindi non aggiornatissimo, e molto spesso abbiamo centinaia di milioni di persone che utilizzano quell'applicativo. Noi non lo vediamo, ok, perché siamo utenti. Però cosa succede? Che ogni volta noi scriviamo un messaggino, mandiamo un vocale, c'è un'informazione che parte da casa nostra, va a finire su un server, sperabilmente in Europa, dovrebbe essere in Europa, ok? Da quel server prende e va sul computer di un altro. E questo capita per centinaia di milioni di messaggi che vengono mandati insieme. A noi sembra tutto facile come utenti, no? E questa è la bellezza della progettazione fatta bene. Poi abbiamo altre applicazioni che mi direte invece, ho scaricato quella, non si capisce niente, ci mette un sacco di tempo per fare le operazioni. Allora, questo è per dire che se abbiamo i grattacieli nella costruzione, diciamo, edile, come abbiamo visto prima, abbiamo applicazioni che sono altrettanto complesse perché devono garantire delle metriche. Metriche a noi sono meno note, perché ripeto, è una disciplina molto giovane e che non entra ancora, non è tangibile, no. Però giusto per fare un esempio, no? Metrica la complessità del software, numero di linee di codice, che ripeto, interessa poco, cioè, che ne so io quante linee di codice ci stanno dietro, quindi quello è proprio intangibile da parte dell'utente, è tangibile da chi deve programmare e progettare il sistema, no? Qualcosa che iniziamo a essere più invece tangibile, il livello di sicurezza, la velocità, l'affidabilità, l'usabilità, questa è una cosa che invece iniziamo a comprendere. Tant'è che facciamo una selezione tra un'applicazione e un'altra che fanno più o meno la stessa cosa, molto spesso e sempre di più, basandoci su quei tipi di parametri. Sappiamo di applicazioni che erano leader, si può fare il nome, tanto è risaputo, Skype era leader. Tutto il discorso di messaggistica non si è adeguato, e in effetti oggi se mandate un vocale, mi è capitato qualche giorno fa, perché poi uno usa tutti i sistemi, e ti rendi conto che quello ha un peso incredibile, quel file audio che state inviando, e ci mette molti secondi prima di essere registrato e inviato. Allora lì iniziate a capire qual è la differenza. Numero di utenti, numero di sviluppatori e manutentori. Quindi questo per dirci che abbiamo una complessità in qualcosa che è intangibile come il software, ma che reputo comparabile effettivamente a edifici molto complessi in cui c'è tanta gente che lavora e in cui ci sono tanti elementi da dover considerare. Per andare a chiudere, diciamo, qual è il mio lavoro nell'informatica? Progettare i grattacieli del software. Io con altri colleghi, con un gruppo di ricerca all'Aquila, come in tutta Italia e in tutto il mondo, che si chiama ingegnere del software, quindi progettazione del software, lavoriamo proprio per fare in modo di progettare questi sistemi in modo che quando poi siano sviluppati diano quelle caratteristiche di qualità che ci si aspetta malgrado siano così complessi. Per saperne di più vi invito a visitare il sito del corso di laurea di informatica, quello è il QR code relativo, anche perché il link era una cosa lunghissima quindi non aveva senso chiaramente riportarla, oppure a mandarci un'email a informatica@univac.it. Questo è quello, diciamo, che facciamo tutti i giorni. La collega Costantini, Stefania, ha mostrato appunto una parte di quello che facciamo, che è l'intelligenza artificiale. Abbiamo la parte sugli algoritmi, la parte su complessità, la parte su progettazione. E se vogliamo costruire i grattacieli del software, che è quello che si sta facendo tutti i giorni e che usiamo inconsapevolmente tutti i giorni sui nostri telefonini, abbiamo bisogno di tutte queste competenze messe insieme per fare in modo che poi i nostri sistemi funzionano. Grazie.
Buonasera a tutti, io sono Carla Tatone, una docente di questa università e mi occupo di biologia della riproduzione, coordino un team che è proprio quindi un gruppo di biologi della riproduzione. Quindi il nostro compito qual è? Il nostro compito è quello di guardare, proprio nel particolare di osservare, quelle che sono le cellule riproduttive. Per fare questo abbiamo a disposizione degli strumenti molto sofisticati grazie alla tecnologia, quindi possiamo vedere le molecole che ci sono dentro, possiamo vedere il DNA, possiamo capire quindi che informazione hanno, che cosa sono deputate a fare proprio dal punto di vista proprio di molecole e di percorsi biochimici. Ma in realtà quello che volevo condividere con voi oggi non sono questi particolari, cioè i risultati stretti delle nostre osservazioni, ma volevo condividere quelle che sono praticamente delle riflessioni di più ampio respiro che nascono da queste. E per questo ho pensato di partire da dei concetti, diciamo, di base, dei concetti più che altro non di base, che definirei familiari, che in qualche modo ci vengono propinati dai media, ma anche in senso positivo, per sensibilizzarci su alcune tematiche. Quindi un concetto importante, infatti, è il concetto di sostenibilità. Il concetto di sostenibilità, ho scoperto, sono andata a cercare, in realtà è un concetto anche un po' vecchio, anche se a noi sembra moderno, modernissimo, proprio degli ultimi anni, perché è stato introdotto nel corso della prima conferenza ONU sull'ambiente del 1972 e poi è stato reiterato e sviluppato fino ad arrivare nel 2015 a quella che forse voi conoscete, che noi cerchiamo di diffondere anche presso i nostri studenti, che si chiama l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Ma cosa è scritto sull'Enciclopedia Treccani riguardo al concetto di sostenibilità? È scritto che nelle scienze ambientali ed economiche si riferisce a una condizione di uno sviluppo in grado di assicurare il soddisfacimento dei bisogni della generazione presente, e poi aggiunge: senza compromettere la possibilità delle generazioni future di realizzare i propri. Ed è qui, parlando appunto di generazioni future, che ho trovato praticamente il collegamento con il nostro oggetto di studio, ovvero le cellule riproduttive, un collegamento che potrebbe, diciamo, essere banale, ma comunque in parte anche insolito. E il collegamento quindi è questo, cioè le cellule riproduttive hanno il compito, appunto, come sappiamo, di realizzare il processo di fecondazione. E il processo di fecondazione è un processo che ha come obiettivo quello di generare un nuovo individuo. L'altro concetto, però, che volevo introdurre come concetto che ci è familiare, è il concetto di energia. Cioè, per fare questo, come per costruire un grattacielo, ci vuole energia. E da qui, quindi, più che introdurre il concetto di energia, volevo introdurre il concetto di bioenergetica. Cioè, la bioenergetica è una scienza che studia i processi attraverso cui le cellule utilizzano, immagazzinano e scambiano energia. E una forma di energia che le cellule sanno utilizzare, produrre e scambiare, quindi trasformare, è ATP. Questo lo impariamo anche a scuola. Questo vuol dire che questa molecola è veramente importante per la vita. Per fare tutto questo, per utilizzare, produrre, trasformare questa energia, la cellula ha una vera e propria powerhouse, quindi una centrale energetica, che ovviamente funziona utilizzando delle informazioni. E questa powerhouse, che è il mitocondrio, è talmente importante per le nostre cellule, vedremo quanto è importante soprattutto per le cellule riproduttive, che utilizza
le informazioni che sono nel nucleo, quindi il DNA che noi diciamo biologi chiamiamo genomico, ma utilizza anche un altro DNA, ce n'ha uno proprio all'interno che si chiama DNA mitocondriale. Queste strutture sono quindi praticamente un gioiello dell'evoluzione, perché sono insomma il macchinario principale che ci permette di produrre energia con una grande efficienza, ma ovviamente, come tutte le trasformazioni energetiche, anche in questo caso bisogna fare i conti col fatto che ci sono praticamente dei prodotti di scarto. E questi prodotti di scarto che conosciamo come radicali liberi devono poi essere portati via, e per essere portati via hanno bisogno praticamente di consumare ulteriore energia. Questo macchinario, cosa che mi ero dimenticata di dirvi, proprio perché possa essere efficiente dal punto di vista energetico, ma non pericoloso dal punto di vista dei prodotti di rifiuto, quindi dei prodotti tossici, è altamente regolato dai biosensori, cioè a loro volta delle molecole che lo attivano oppure lo tengono sotto controllo a secondo se c'è poca energia o tanta energia. Tutto questo per dirvi quanto è importante appunto il processo di produzione di energia all'interno delle cellule. Ora, il collegamento qual è? Il collegamento è questo, che sapete qual è la cellula che ha più mitocondri di tutto il corpo umano? È l'ovulo. L'ovulo ha 200.000 mitocondri al termine, quando è ben formato, quindi al termine del suo sviluppo, quindi questo già ci dice che questi mitocondri sono piuttosto importanti. E noi abbiamo, cioè questa che vedete, l'immagine rossa e l'immagine verde, non è tanto un'immagine iconografica, ma è effettivamente l'immagine di una cellula uovo nella quale con dei probe, con delle sonde, abbiamo marcato questi mitocondri. E con questi marcatori riusciamo a distinguere mitocondri che funzionano bene, e sono quelli rossi, e mitocondri che funzionano male. Quindi qui dobbiamo immaginare questi due ovuli, un ovulo che è riuscito a fabbricarsi durante tutto un processo di sviluppo questi mitocondri funzionanti, è un ovulo invece che ha dei mitocondri un po' disfunzionanti. Alla fecondazione che succede? Che se la fecondazione, se lo spermatozoo entra dentro questo ovulo rosso, quindi con questi mitocondri funzionanti, allora l'ovulo si mette subito al lavoro. E che cosa fa? Praticamente fa proprio il termine che vedete, è proprio il termine che utilizziamo, il termine scientifico, che si chiama reprogramming, cioè si mette a programmare. Che cosa riprogramma? Riprogramma le informazioni che ha ricevuto, perché lui ha ricevuto queste informazioni del DNA dello spermatozoo, le informazioni del DNA proprio, e a questo punto le deve riprogrammare, cioè deve cancellare tutto e le deve utilizzare per costruire un nuovo organismo. Questo ovviamente è un processo di quelli appunto che richiedono energia. Se infatti lo stato energetico, possiamo dire, di questa cellula non è all'equilibrio, che succede? Questo reprogramming diciamo è alterato, e quindi il sistema va in tilt. Ovviamente parliamo di un tilt che può avere conseguenze di vario tipo, quindi può portare addirittura proprio alla mancata il mancato sviluppo di questo nuovo organismo, oppure può portare diciamo a la nascita di un organismo che potrebbe avere dei problemi. Questi processi sono influenzati da una serie di fattori
che interagiscono quindi con il corpo umano, con l'individuo a vari livelli e che possiamo quindi definire dei fattori antibioenergetici, quindi che contrastano, che impediscono che l'ovulo possa avere una riserva energetica tale da fargli fare questa attività di riprogrammazione in modo corretto. Questi fattori in realtà li conosciamo, cioè li conosciamo perché sono tutti quei fattori che poi siamo abituati non tanto a vederli dal punto di vista di fattori che influenzano le cellule riproduttive, ma che sicuramente influenzano la salute in generale, così come sono gli stessi fattori che hanno un effetto cancerogeno, per esempio. Tutti questi fattori che sono, parto da sinistra verso in senso orario, sono l'invecchiamento riproduttivo femminile, ovvero praticamente l'effetto che l'età ha sulla possibilità appunto di queste cellule riproduttive femminile di sviluppare in modo corretto e di sviluppare dei mitocondri funzionanti. Poi vediamo altro, vediamo fattori ambientali, l'inquinamento, sostanze chimiche, pesticidi, farmaci che vengono utilizzati per la cura della patologia, compreso il cancro, e così molto altro, comprese anche appunto delle abitudini nutrizionali sbagliate. Ora, qual è il problema di questi fattori e quindi qual è, come abbiamo detto, il problema di avere delle centrali energetiche non efficienti, disfunzionanti all'interno dell'ovulo, quindi della cellula riproduttiva femminile. Il problema qual è? Che, come vi dicevo, è vero che la conseguenza potrebbe essere che quest'ovulo non ce la fa proprio a generare un nuovo organismo, va bene? Però i nostri studi, insieme a quelli di studi di altri biologi della riproduzione, ci hanno portato a capire che ci possono essere addirittura degli effetti sulla generazione successiva, che questa a sua volta può trasmettere anche all'altra generazione. Questo perché noi stiamo parlando appunto delle cellule attraverso le quali generiamo un nuovo individuo. Quindi questi effetti sulla prole sono effetti che poi possono portare appunto a attraverso questa cattiva riprogrammazione che avete visto lì al momento della fecondazione a situazioni di rischio, di aumentato rischio di malattie cardiache, metaboliche o anche di fertilità nelle generazioni successive. A queste modificazioni, che non sono modificazioni, non sono quelle mutazioni a cui siamo abituati, ma sono una specie appunto, errori sul DNA, va bene? Cambiamenti proprio del DNA, ma sono errori nel programmare il funzionamento del DNA, che spero voi possiate capire in questo modo, perché ho evitato di portarvi appunto tutte le trasformazioni effettive che questo DNA subisce. Quindi quello che succede non è che cambia l'informazione, perché noi sappiamo che l'informazione sta nel DNA e che questo lo passiamo di padre in figlio, eccetera, eccetera. Va bene? Però questa informazione in realtà va utilizzata e molto spesso tutte queste sostanze ci possono appunto danneggiare e far diminuire l'energia che ci serve proprio per questi processi di utilizzo dell'informazione. Che possiamo fare per evitare questo? Ci possiamo mettere una pezza? Metterci una pezza che significa? Possiamo chiedere aiuto alle biotecnologie della riproduzione e diciamo vabbè, questa è la realtà, sono cose che si fanno nella nostra società, quindi non solo in America, anche qua. Dice Crio, conserviamo questi ovuli prima che si facciano male, diciamo, durante il corso della nostra vita. Ma in realtà sono ovviamente degli interventi di cui non sappiamo ancora bene l'effetto sulle generazioni future. Addirittura possiamo fare interventi di questo tipo, cioè fare dei trapianti di mitocondri, prendere i mitocondri che funzionano da un ovulo e metterli in un altro ovulo. Anche questi sono
non sono esperimenti perché sono nati dei bambini con queste tecniche, quindi sono applicati a livello clinico. Ovviamente quello che ci si auspica invece è che la nostra generazione si prenda cura di queste cellule riproduttive, fornendogli l'energia richiesta per garantire una fecondazione di successo. Una fecondazione di successo, cioè quella che porta a generare un individuo sano in grado di trasmettere quindi alla prole e la prole all'altra prole, quindi in modo transgenerazionale, quello che è uno stato di salute corretto. Quindi una fecondazione di successo possiamo dire che può soddisfare il desiderio di genitorialità della generazione presente e quindi contribuire anche a diciamo sostenere la numerosità e la natalità della società e garantire la salute e i bisogni delle generazioni future. E quindi questo, diciamo, è un po' l'invito a tutta la nostra società a prendersi cura della nostra salute anche in questo senso, garantendoci una sostenibilità non solo ambientale, ma anche riguardo alla nostra vita riproduttiva. E per ultimo, però, ci tengo ovviamente a ringraziare il mio gruppo di ricerca, il gruppo del BioReTech Lab, che è stato presente qui a Street Science con il pop-up L'Ape e il Fiore. Vi ringrazio. Allora, buonasera a tutti, io sono Valerio De Santis e non è il primo anno che mi trovo qui a relazionare a Street Science, ma negli anni passati ho sempre parlato di elettrosmog, mentre stasera vorrei raccontarvi perché ho cambiato argomento e vi parlerò della transizione energetica. Allora, in primis sono un docente elettrotecnica e quindi già questo potrebbe bastare come spiegazione, ma non è questo il motivo. Diciamo, tutto nasce da una serie di eventi che risalgono a pochi mesi fa, cioè a giugno, quando diciamo, il nostro raggruppamento di elettrotecnica ci ha mandato un'email per poter frequentare una summer school sulla transizione energetica. Quindi chiaramente ho detto, vabbè, voglio rimanere sul pezzo e quindi vado. Poi la seconda cosa che ho notato, che si fa in questi casi, è vedere anche il posto. Era alle Dolomiti, non so se le riconoscete quelle, sono le tre cime di Lavaredo, e quindi, come vedete, sono quello rigorosamente t-shirt gialla, chiaramente la maglia dell'anno scorso, e quindi, diciamo, ho partecipato, no? E la scuola è intitolata a Giacomo Chamichan. Sapete voi chi è Giacomo Chamichan? Neanche io lo sapevo prima di andare, quindi non vi preoccupate. Allora, Giacomo Chamichan è il padre della fotochimica italiana. Nel 1912 scrisse questo articolo su Science, che fu un articolo visionario sul fotovoltaico. Quindi viene dopo chiaramente Einstein 1905, dopo Becquerel 1839, che sono stati i padri della fotoelettricità. Cioè, in altre parole, hanno dato il via a quello che sono i pannelli fotovoltaici, che è il tema, vedremo, cruciale della transizione energetica. Poi però il corso dura una settimana, torno a casa di venerdì 17, e quindi non può che portare sfiga, no? Infatti, il giorno dopo ho dei sintomi, febbre a 38 e mezza, che succede? Che becco
il Covid. Allora sono a casa, era un sabato, quel periodo caldissimo, se vi ricordate, e quindi sono a casa a fare zapping in TV e per puro caso vado su Rai 3 e becco la puntata di Sapiens e l'istante con cui cambio canale vedo proprio Mario Tozzi prendere il barattolo di petrolio e cospargerlo su quel mappamondo. Quindi una scena toccante, chiaramente mi fermo a guardare e inizia un monologo di 3 minuti che vi consiglio di andarlo a rivedere, Rai Play, puntata 18 giugno, che un monologo di 3 minuti dove fa 3 accuse, io ve le riassumo in 30 secondi. Accuso 1, tutti i petrolieri perché estraggono, raffinano e vendono il petrolio. 2, accuso tutti i governi che sovvenzionano ancora questi, diciamo, finanziamenti e movimenti di petrolio. 3, quello che mi ha colpito di più, accuso tutti gli scienziati, quindi lui stesso si è accusato, per non aver saputo comunicare l'importanza di questi cambiamenti climatici e per non aver bloccato questi problemi che hanno causato al clima. Allora, detto questo, che era un po' il cappello, diciamo, introduttivo per cercare di spiegarvi perché sono qui, iniziamo adesso con la vera e propria transizione energetica. Però vorrei fare una quarta accusa, questa che diciamo l'ho inventata io, ovvero accuso me stesso se alla fine di questo racconto non sarò stato in grado di trasmettervi un messaggio che chiaramente non vi svelo adesso, lo spoiler, se no diciamo è finita qua la chiacchierata, ma vi dirò alla fine della nostra chiacchierata. Allora iniziamo con la transizione energetica vera e propria, cioè produzione energetica nel mondo. Dati fonte, vedete, dell'Agenzia Internazionale per l'Energia dell'anno scorso. Bene, in basso iniziamo con le fonti, diciamo, quelle buone, green, che purtroppo in percentuale, vedete, sono abbastanza basse. Quindi tutte rinnovabili, poi abbiamo il nucleare che non emette CO2 ma ha altri rischi, sappiamo tutti, Chernobyl, poi Fukushima, adesso Zaporizhzhia. Poi biomassa che, diciamo, sta a cavallo, non è proprio green. E infine, purtroppo, l'80% ancora di produzione di energia mondiale proviene da combustibili fossili, che quindi generano, vedete, 34 gigatonnellate di CO2 che contribuiscono chiaramente al riscaldamento globale. Allora, cosa fare per ridurre queste emissioni? Anzi, prima di questo, vediamo anche cosa succede in Italia, qual è la produzione invece in Italia. Quella era nel mondo. Allora, in Italia non abbiamo il nucleare. Per quanto riguarda il carbone, sta qua in basso, diciamo abbiamo ridotto la produzione del carbone, anche se, come sapete, quest'anno a causa sempre della guerra le abbiamo rimesse in funzione. E questo è un male, no, per l'ambiente, ma il dato fondamentale è che purtroppo ci basiamo troppo sul gas, come vedete 40% contro una media europea del 25%. Quindi sappiamo tutti ormai che siamo troppo dipendenti dalla Russia e dal gas in generale. Quindi l'obiettivo di questa transizione nei prossimi chiaramente 5-10 anni, non è che dall'oggi al domani noi possiamo ridurre questa percentuale, però l'obiettivo sicuramente è ridurre questa dipendenza dal gas. Come fare? Allora vediamo il ruolo delle rinnovabili. Abbiamo essenzialmente 5 fonti rinnovabili. Partiamo da quelle più storiche, che devo dire, per esempio in Italia, hanno un peso importante. Allora, c'è il geotermico, che purtroppo il peso non è così importante, circa il 4-5% noi produciamo il geotermico, ma perché è tutto saturo. Cioè abbiamo soltanto in Toscana, vicino ai Termini Saturnia, e in Sicilia
tanto calore dal sottosuolo dove poter attingere a questa risorsa. Ma l'altra su cui puntiamo molto è l'idroelettrico. Circa il 20% noi produciamo da idroelettrico. Quello che era una certezza storica fino a quest'anno. Perché quest'anno una serie di circostanze, il 2022 diciamo, è l'anno delle sfighe, abbiamo avuto anche una siccità, no? Tutto l'anno, per cui nei mesi di giugno e luglio la produzione da idroelettrico per la prima volta nella storia è scesa. Quindi diciamo che per noi che ci occupiamo di energia elettrica è stata un po' sfatare un mito, no? Un mito che questo è l'idroelettrico che era una fonte affidabile e abbiamo visto, scoperto che non è così tanto affidabile. Allora dobbiamo puntare su altro. In ordine di importanza, da sinistra verso destra, c'è il biofuel, quindi le biomasse di nuovo, e vedete in basso anche il trend dal 2011 al 2020 dell'aumento di produzione, no, di energia da queste fonti. Quindi c'è stato un buon trend delle biomasse, ma ripeto, io non sono un grosso fautore delle biomasse, non abbiamo il tempo per approfondire, ma diciamo magari chi vorrà, a fine sono anche un pop-up, non stand, quindi possiamo diciamo, approfondire meglio. Quello su cui possiamo concentrarci e dobbiamo concentrarci molto è sull'eolico, soprattutto offshore, cioè in mare, ma anche lì non è che lo possiamo mettere dappertutto, no? C'è bisogno di alcune condizioni climatiche, del vento, no? Abbastanza stabile. E quindi l'ultima risorsa su cui puntare molto, eccolo qua, che è il fotovoltaico. Ok, vedete il trend crescente negli ultimi anni, mentre qui possiamo notare l'obiettivo prefissato per il 2030. Allora lì c'è diciamo, la quantità in terawatt, cioè sta a indicare di quanto dobbiamo aumentare la produzione di fotovoltaico. Dobbiamo decuplicare la nostra produzione di fotovoltaico da qui a meno di 10 anni. Come fare? Bene, dobbiamo mettere pannelli fotovoltaici dappertutto, cioè dove possiamo. Quindi tutte le abitazioni private, essenzialmente sfruttare il super bonus, se possibile, capannoni industriali, ma anche puntare sull'agrivoltaico, se lo Stato ci dà le licenze per farlo, perché anche qua c'è un'altra questione a parte della burocrazia. Possiamo fare ciò, cioè questo obiettivo... possiamo rispettarlo? Siamo in grado? Bene, diciamo la tecnologia c'è e soprattutto la materia prima c'è, perché il sole, come vedete, è la fonte rinnovabile più grande che abbiamo. Rispetto alle altre che vedete a destra, sono tutte fonti, no? Si dicono non rinnovabili perché sono finite. Bene, fin qua tutto bello. Entriamo un po' nella parte più complicata, cioè le sfide. È vero che c'è tanto sole, ma abbiamo i materiali per creare tutti questi pannelli fotovoltaici? Abbiamo i materiali per creare le batterie elettriche per i veicoli elettrici, che pure quelli abbattono le emissioni di CO2, no? Bene, questa slide è molto bella perché a destra appunto ci sono pale eoliche, pannelli fotovoltaici, veicoli elettrici. Vedete quanti materiali c'è bisogno per costruire una cosa del genere? Ma poi, che materiali? Se lo vediamo qui sulla tavola periodica, no? Su 118 elementi, in realtà ce ne servono 10-15. Però alcuni sono detti appunto terre rare. Altri, vedremo, non sono terre rare, ma più o meno, anzi, le terre rare non sono così rare, perché lo vediamo da qui, da quest'altra tavola che è magnificata, in base a cosa? In base alla disponibilità. Per esempio il silicio, vedete che ce n'è un'enorme abbondanza, quindi va bene per i pannelli fotovoltaici che sono basati sul silicio. Litio, batterie elettriche, litio. Poi colori, cosa sono i colori? I colori sono, se volete, legati alla geopolitica o anche
il rischio è geolocalizzazione geopolitica, il rischio che questi materiali potrebbero comportare nel futuro. Infatti, purtroppo questi pochi materiali non sono disponibili ovunque, ma sono fortemente geolocalizzati. Per esempio, cobalto in Congo, litio in Cile o in Australia e terre rare in Cina. Ecco, quest'altra slide, quella di sinistra, è essenzialmente la stessa. Quella di destra ci deve far riflettere. Perché? Perché le estraiamo lì dove sono, poi vengono processate quasi tutte in Cina. Quindi la Cina sarà la nuova Russia, che fra qualche anno ci terrà sotto scacco, perché detiene il nuovo oro. Perché possono farlo, tra l'altro, Cina e Russia? Perché, ecco, estrarre questi materiali, litio e terre rare, non sono così favorevoli per l'ambiente. Per esempio, per estrarre il litio, in Cile abbiamo dissalato quasi un deserto e il villaggio che è a valle non ha più l'acqua perché abbiamo contaminato le falde acquifere. Per le terre rare in Cina, in Mongolia essenzialmente, abbiamo creato questa discarica. Allora ci avete fatto caso Russia e poi vabbè in Congo sfruttamento pure minorile. Ma stanno dove? Solo il regime totalitario. Cioè l'Australia che ha il litio non è in grado di processarli perché la società non glielo consentirebbe. Una discarica del genere in Australia proprio non esiste. Allora vediamo però qua cosa fare. Dobbiamo sfruttare l'economia circolare, ovvero mentre per i combustibili fossili tutto quello che noi consumiamo lo buttiamo nell'ambiente, nell'atmosfera, quindi l'atmosfera è la nostra discarica, quindi c'è un'economia lineare, per il litio e per il fotovoltaico, quindi il silicio, se siamo bravi, qui colleghi di ingegneria chimica magari ne sanno più di me, noi siamo in grado forse di recuperare il 95% del litio dalle batterie dei veicoli elettrici e anche il 95% del silicio dai pannelli fotovoltaici, quindi dargli una seconda vita. In più l'altra opportunità è quella del lavoro. Per generare un pannello fotovoltaico vedete quante persone c'è bisogno? Di quante persone? Per generare una centrale nucleare c'è bisogno di 4-5 persone con competenze specifiche, solo francesi, cinesi, americani e russi. Quindi noi vogliamo dare le nostre conoscenze a queste poche persone oppure dar lavoro a tante persone? E quindi quali sono le figure professionali del futuro? Forse avete capito. Già, ingegneri elettrici, chimici, elettronici. E quindi, diciamo, ne approfitto anche per fare un po' di orientamento, venite a studiare da noi perché, vedo un po' dei miei ex studenti, ce n'è di lavoro su questi temi. Qual era allora il messaggio finale, se siamo arrivati a conclusione, quel quarto messaggio che vi dicevo? Che purtroppo questo del clima è un problema serio. Problema serio di chi ha fatto questa slide? Non l'ho presa io, l'ha fatta l'anno scorso, dove ci avevamo già avuto il Covid, c'era la recessione, ma non c'era la guerra. Bene, la guerra sta come ordine di importanza sotto il cambiamento climatico. Soltanto la bomba nucleare è un problema più sentito, più serio del cambiamento climatico. E oggi purtroppo c'è anche questo rischio, Quindi qual è il messaggio che vorrei darvi, quello da portarci a casa? Che è quello poi che fa la Dichiarazione dei diritti umani, che noi dobbiamo cambiare la nostra mentalità. Dobbiamo porre l'ambiente al centro. E anche, diciamo, io sono un po' fautore della decrescita felice. Cioè non possiamo pensare di crescere come popolazione e consumare sempre di più.
dobbiamo iniziare a consumare di meno, sfruttare la bici elettrica, la macchina elettrica, la bici se possiamo, quindi consumare di meno. Bene, per chi volesse approfondire un po' di più questi temi, vi consiglio questi libri e di seguire Nicola Armaroli, che è stato colui che ha concluso la Summer School a cui ho partecipato, che tra l'altro ha fatto da consulente a Mario Tozzi per quella puntata e ha fatto da consulente a un certo Piero Angela durante la sua ultima puntata, lui si è affidato a Nicola Armaroli. Quindi vorrei chiudere anch'io con omaggio al re dei divulgatori scientifici con il post che Univac gli ha dedicato. Quindi se le risposte magari posso provarvi a dirvele io fuori, ma ponetevi domande, domande tipo nucleare sì o nucleare no, idrogeno non ho avuto il tempo per approfondirlo, ma fatevi queste domande. Grazie per l'attenzione.